Evviva! È stata inaugurata questa mattina in via 4 Novembre, località Tavernelle nel comune di Colli al Metauro, la nuova sede del Comando di Polizia Locale. Una scelta che parte dall'amministrazione comunale nel garantire ai cittadini maggiori servizi nel territorio, spostando l'intero comando nei neolocali ristrutturati, consentendo di migliorare altri servizi nei locali dismessi della delegazione di Calcinelli, che dopo un restyling hanno trovato maggiore spazio l'ufficio protocollo. La POTES, ma soprattutto la realizzazione di un ampio refettorio che sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico per la scuola elementare Dezzi. Presenti all'inaugurazione numerose associazioni ed autorità militari di Colli al Metauro, Fano, Fossombrone e Cartoceto. È una cosa molto importante perché il servizio dei vigili urbani è un servizio molto prezioso sul territorio, non tanto come repressione ma proprio come presenza, come prevenzione, come tutela del cittadino, del decoro e anche proprio come punto di riferimento. Chi incontra il vigile incontra l'istituzione quando arriva in un luogo, quindi deve sentirsi tutelato, deve sentirsi, diciamo così, sempre nelle condizioni di poter avere un punto di riferimento. Ecco, avere anche una sede dignitosa, decorosa e come è questa, molto funzionale, è importante perché il servizio si possa svolgere al meglio. Quindi noi abbiamo proprio fatto questa scelta di ristrutturare completamente questa che era un ex centro civico pochissimo utilizzato dall'amministrazione comunale in passato e di nostra proprietà, l'abbiamo voluto completamente ristrutturare e mettere a disposizione per il comando vigili. Credo che a tutto tondo abbiamo fatto un lavoro molto utile complessivamente alla funzionalità del comune di Colli al Metauro per tutti i suoi cittadini. 8 in tutti gli addetti che prenderanno servizio al proprio interno, dislocati nei vari uffici presenti, messi a disposizione per le specifiche mansioni. Allora, sono stati disposti innanzitutto cercando di dare maggior sicurezza anche per i cittadini che vengono qui nei nostri uffici, considerato che siamo a un primo piano, quindi anche con presenza di ascensore e quant'altro. Abbiamo creato un front office dove c'è la possibilità per i cittadini, anche se di sedersi un attimo, se c'è da aspettare un secondo, di riposarsi un attimo, e poi l'accesso agli uffici che in qualsiasi momento hanno bisogno di vari operatori, possono comunque accedere e chiedere ed eseguire quello che hanno da fare. I locali resteranno aperti a disposizione della cittadinanza dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.